Mamma mia che figa. Oh, questo. Oh, Dio mio. No, 97 bianco gli abbiamo fatto. Vabbè, no, ragazzi. Prima che inizi il video, ragazzi, codice Calvis nel negozio oggetti per shoppare il nuovissimo pass battaglia stagione 7. Mi raccomando, siete dei veri fan, mettetelo tutti. Mi dareste un grandissimo supporto. Quindi grazie mille a tutti quelli che lo faranno. E intanto, ragazzi, in questo nuovissimo video siamo qui per provare a fare una bella vittoria con solamente gli UFO, cercando di stare più tempo possibile sull'UFO, perché, raga, gli UFO sono davvero una figata pazzesca. Quindi guardate questo video fino alla fine, lasciate un bel like e ovviamente codice Calvis. Ragazzi, il nuovissimo video di Fortnite, il mio primo video, no, il mio secondo video della stagione 7 di Fortnite. E oggi siamo qua pronti perché voglio provare, voglio scoprire tutti i segreti dei nuovi UFO di Fortnite. E vorrei anche scoprire, voglio scoprire insieme a voi un po' di cose della season, ragazzi. Eccoli lì gli UFO, ok, si possono quindi... Ah, regà, ho capito, allora praticamente queste città col nome viola sono le città dove ci sono gli UFO. Quindi se voi tipo andate in queste città potete prendere gli UFO, ok. Oggi volevo provare a fare una vittoria stando tutto il tempo o quasi sugli UFO, ragazzi. Abbiamo visto che sono molto molto forti, sono strafighi, e volevo appunto vedere un pochettino se riuscivamo a fare una bella vittoria stando sopra gli UFO. Comunque un tizio mi ha già preso gli UFO e mi ha già ucciso. Che cavolo è sta roba? Veramente incredibile. Oh mio Dio, mi ha spaccato le ginocchia, veramente una cosa incredibile. Intanto siamo già in 82, siamo a mori molesti. Perfetto. Vabbè, raga, ma gli UFO sono una cosa vergognosa, cioè sono troppo forti. Sono veramente troppo troppo forti. Comunque, volevo andare oltre agli UFO con questo nuovo video, ragazzi. Volevo andare a vedere tutte le nuove cose che ancora non ho scoperto. Volevo andare a vedere qua tutte queste cose qua, perché raga, non è che abbiamo scoperto tanto, eh. Comunque, se non avete visto lo scorso video, vi invito ad andarlo subitissimo a vedere qua in alto a destra. Ok, ragazzi, mi sa che abbiamo scoperto qualcosa che non avevamo scoperto. Allora, oh, qua c'è di nuovo il cecchino normale. Ho sentito tipo il rumore di un alieno molto molto strano. Oh, oddio, no, è un UFO. Vabbè, ma che è sta cosa? Ma mi sta spaccando, ragazzi. Aspetta che gli spacco l'UFO. Ok, fortunatamente l'UFO non ha troppa vita, quindi si può spaccare. Ah, ma è un... Ok, è un intruso. Mi rapiscono. Ragazzi, mi hanno rapito. Ok, no, ragazzi, aspettate. No, vabbè, aiuto. Un attimo, ci sono cose che non ho capito. Ci stanno gli intrusi su Forza, sta cosa non l'avevo vista. Ok, quindi non è che tu li puoi prendere, gli per prendere gli... Ah, e questi qua ti danno l'arma a raggi chimera. Perfetto, ok. La nuova arma, quella che abbiamo pure visto nell'altro video. Quindi questi UFO, per avere l'UFO devi per forza distruggere, diciamo, il nemico che c'è. Quindi questi qua non sono nemici, sono NPC. Vorrei provare a farmi rapire, ragazzi. Vorrei provare a farmi rapire. Vediamo un pochettino. Ok, questo qua è andato via. No, questo qua non è un rapimento per... Oh, porca vacca. Mamma mia, ragazzi, quanto sono forti. Ma poi è davvero difficile, cioè... Oh mio Dio, ok, quindi le città, quelle viola, vuol dire che sono appunto infestate dagli alieni, diciamo. Diciamo così, anche se non è proprio... sì, sono infestate dagli alieni, ci stanno questi qua che ti vogliono uccidere e tu puoi rubargli l'UFO. Cosa succede se invece noi li uccidiamo tutti? Non lo so, ragazzi, potremmo provare a scoprirlo. Quindi adesso saliamo in greppa a un UFO e proviamo ad uccidere. Però è davvero difficile ucciderli tutti. Aspetta. Allora, ma si può salire qua? Di quanto si può salire? Beh, di un bel po', ragazzi. Davvero di un bel po'. Andiamo qui davanti. Perfetto. No, non riesco ad ucciderlo però. Un attimo. Ok, 30 shield. Ah no, con l'UFO però puoi solamente... Cioè, non puoi hittare la struttura. Puoi hittare solamente il tipo dentro. Ah no, pure la struttura. Però non fai tanto danno. Ok, mi sa che non conviene. Cambiamo di posizione e cerchiamo di uccidere il tizio. Ok, siamo riusciti a, diciamo, a fare tutto. Ah no, a farlo cadere, penso, sì. Adesso proviamo a far cadere pure quest'altro. Allora, control, usciamo di posizione. Tu, schifosone. Aia, oh, chi è che mi hitta? È il tizio che mi sta hittando da dietro. Allora, devo andare nella posizione di guidare.
Ok, scendi. Raga, occhio, via, giù. È difficilissimo. È difficilissimo riuscire a fare tutto, cioè a distruggerli tutti, perché sono fortissimi questi qua. Mamma mia, quanto sono forti. Ma che stiamo scherzando? Allora, facciamo cadere tutto adesso. Vediamo un po' se riesco. Ok, sì, l'ho fatto cadere. Adesso l'alieno dovrebbe andarsene via. Perfetto. E dovrebbe provare ad uccidermi con quest'arma. Ce l'ho pure io. E regà, quest'arma comunque ti lasera, eh. È davvero molto molto forte. Ok, la navicella dove è andata a finire? Navicella, prendiamo questa qua. Mi sa che è despawnata quella navicella. Boh, molto molto strano. Comunque, abbiamo finito i colpi a R. Raga, questa cosa non la sapevo assolutamente. Cioè, quindi in queste città ci stanno gli UFO. E questi UFI ti attaccano. Comunque devi cercare di distruggere gli UFO. Che figata, ragazzi. Questa season sugli alieni è davvero troppo bella. Ah, ma così puoi rapire gli nemici. E così invece, così fai il co. Ok, ho capito. Quindi in basso a destra, ragazzi, c'è la cosa dove puoi fare il boost, quindi ti si ricarica ogni tot. Poi puoi salire, puoi sparare le tue mega palle, che sono abbastanza scarsette, diciamo. E col destro puoi provare a rapire i nemici. Ma cosa succede se rapisci un nemico? Questa cosa non la so. Ovviamente proveremo a scoprirla, ragazzi. Adesso vediamo un pochettino di andare nei posti che ancora non ho esplorato. Tipo questo qui, questo posto non l'ho ancora esplorato ed è una figata pazzesca. Almeno sembra, molto simile a quello dell'altro video, quindi questo qui. Ok, vediamo un pochettino. Ok, esplorato. Peccato che non sia in safe. Comunque è molto simile all'altro di posto. Sì, molto molto simile. Vediamo, vabbè, abbiamo esplorato. Andiamo a sabbia. Voglio andare a sabbia, ragazzi. Voglio andare a sabbia per vedere un pochettino che cosa c'è. Allora, intanto qui davanti c'è gente. Però, raga, io non sono messo bene. Allora, un attimo, un attimino mi voglio prendere il big. Mi voglio fare pure questi bellissimi barilozzi, che almeno così ho un pochettino di vita. Così non rischio di morire, ragazzi. Non rischio di morire. Ok, perfetto. Dopo facendo che abbiamo un pochettino di vita, prendiamo questa cosa. Ho sbagliato. Allora, ehi, togliti. Ok, perfetto. Navicella, let's go. Ok, voglio provare a hittarlo. 30, oddio mio. Mamma mia che figata, raga. Mamma mia che figata. Oh, questo, oddio mio. No, 97 bianco gli abbiamo fatto. Vabbè, no, ragazzi. Io ho detto, è scarsetto l'UFO. È scarsetto? Col cavolo che è scarsetto. È una cosa incredibile. Ma che stiamo scherzando? Oddio, UFO, let's go. Vai, facciamo una bella vittoria stando tutto il tempo con l'UFO. Sarebbe molto molto figo. Allora, pompetto. Pompetto. Non posso andare al collo, non posso scambiare il pompetto. Andiamo a sabbie sudate, let's go. No, c'è un tizio che mi vuole uccidere. No, ti odio. Oh mio Dio, no, ma perché tu mi devi uccidere? Che cavolo, vabbè. Esplode, Cosa succede? No, cadi lievemente. Ok. No, dai, ma mi ha distrutto l'UFO sto schifoso. Ma che noia. Uffa, raga, volevo andare pure a sabbie sudate. Ma adesso come vado ad andarci senza l'UFO? No, vabbè, distruggiamolo pure noi agli altri. Ok, eccolo qui davanti. 35, spaccato. Tu, voi UFI, non potete avere gli UFO. Solo io posso avere gli UFO, avete capito? Intanto scambiamo un pochettino le armi. Oh, c'è una bella guerra tra UFO comunque qui davanti, C'è una bellissima guerra vincente tra UFO. Raga, io volevo andare lì, volevo andare a sabbie sudate per vedere cosa sia cambiato. Ma c'è la safe molto molto lontana, quindi non lo so se riusciamo a farlo. Opla, 1, 2, 3 e 4, perfetto. Vabbè, ma tutto, cioè pieno di UFO comunque, ragazzi. Pieno di UFO, mamma mia quanto. Forse qua ce n'è uno che ancora non hanno distrutto, qua sobborghi. Uè, c'è un nemico davanti. Occhio, raga. Aspettate che lo spacco di botte. Bam. 31, 4 volte, 5 volte. E hai pochissima vita, amico mio. Hai pochissima vita. Ok. E là. Vabbè, ma quanto scarti? Ok.
Opla, l'ho spaccato, raga. Boomalo. Mamma mia, quanto danno mi ha fatto. C'è la nuova arma mia. Ah no, ok, c'è solo il fucile leggendario. Pensavo fosse mitico. È vero, raga, ma in sta season non hanno aggiunto nessuna arma mitica, mi sembra. Nemico qui davanti. Attenzione, attenzione, signori. Come ho fatto a non colpirlo? Mamma mia, comunque il fucile a leva viola. Beh. Raga, non è l'arma peggiore del gioco, diciamo. Cioè, non viola, leggendario. Cosa abbiamo qui? Abbiamo un bellissimo nuovo R viola e il nuovo cecchino, ok. Molto molto figo. Io, raga, per ora le nuove armi le prendo sempre perché perché comunque voglio provare ad utilizzarle, voglio imparare ad utilizzarle. Anche se in realtà il nuovo R non mi fa impazzire. Vediamo, ok, non l'ho beccato purtroppo. Ha provato a cecchinarmi un tizio, ragazzi. Ha provato a cecchinarmi un tizio, ma non so neanche da dove. In sta season non riesco a capire da dove mi sparino. Non è la prima volta che mi succede. Oh, qua c'è un bellissimo big. Allora, vabbè, comunque, raga, sta arma. Ah, ok, quando mi rispara lento, quando non mi rispara più veloce. Perfetto, qua c'è un bellissimo scar che non prenderò perché voglio provare appunto la nuova. Il nuovo R. Ok. Boomalo! No, come ho fatto a non beccarlo? Ma raga, ma è buggato? Ok, uai, spaccato di botte. Questo qua l'abbiamo distrutto. Qua cosa abbiamo? La Deagle. È tornata la Deagle. Che figata. Mamma mia, che bello, che bello. È tornata pure la Deagle. Eccolo qui un nemico. Blam. No, come ho fatto a non beccarlo? 26 27 Perfetto. Miguel Abusadol. Mi sa che ci sei un pochettino morto. Che spara, che spara. Schifosone, schifosone, vieni qua. Come ti permetti tu? Come cavolo ti permetti? Bommalo. Vabbè, ma spacca un sacco di costruzioni quando è caricato al massimo, eh. Prima è la potenza, poi mi sa tipo tutte le costruzioni che spacca. Sapete che voglio fare un mito? Voglio vedere una cosa un pochettino strana. Allora, mettiamo tante scale e tante di queste cose qua in metallo. Voglio provare a sparare. Aspetta, ho sbagliato un attimo. Voglio provare a sparare per vedere quante ne spacca effettivamente quando è tutto caricato al massimo. Due, ok, solamente due. Cioè, solo, comunque è un bel po'. Oi, fermati un attimo, amico mio. Questo qua c'ha il tatticone, eh. Questo qua c'ha il mega tatticone della muerte. Oh, ma sono tutti one shot in questa partita? Cosa abbiamo qua di nuovo? Cosa abbiamo? Abbiamo il P90, la K. Ok, nulla di. Di nuovo, diciamo, nulla di nuovo. Uè, state attento. State a court. Uaio, vieni qua. Oh mio Dio, vieni qua. Allora, uno e uno, due. Ella. Ma siamo impazziti, siamo. 114. Oh mio Dio, sono quasi morto. Ok. Non so come mi abbia fatto danno perché non ho visto neanche l'animazione che mi abbia fatto danno. Però vabbè, me l'ha fatto, quindi occhio. Mamma mia, raga, stavo per perdere pure questa partita. No, questa partita la voglio vincere, che cavolo. Dopo il secondo posto della scorsa, almeno in questa qua vorrei fare una bella vittoria reale. Siamo rimasti solamente in 4. Delle bellissime bendacciole, ce le facciamo tutte. Questo qua mi ha rotto un po' le scatole. Se posso essere sincero. Però, raga, non riesco mai a colpirli attraverso le cose. Questa cosa mi dà molto fastidio. Perché non riesco a colpirli attraverso le costruzioni? Bomalo! 85! Inghigna! Sui denti! Allora, vediamo un pochettino qui davanti. Spacchiamo un po' di robe. Purtroppo non ha spaccato tutto. Vediamo un po'. Bomalo! Niente da fare. Bomalo! Ehi, vabbè, qua diciamo che il tizio c'è un po' morto. Vediamo. Ah, no, aspettate un attimo. Avevo il pompa scarico. Fortunato. Allora, io intanto provo un pochettino a spaccare tutto. E opla. Mamma mia! Il bellissimo spas. Ti farei un piccolo cambio di armi adesso. Spas più AUG. Cioè, lo potrei far diventare un fucile a leva, ma direi che forse non è il caso. Forse è più forte lo spas che questa pompa. Pumbalo! Niente da fare, raga. È comunque difficile. Ehi, questo qua sta col cecchino normale, però, eh. Non vale tu. Tu mi usi cheat. Allora, vieni qui che ti spacco la faccia. Pumbalo! Vieni qui. E opla, aspettate. Bam!
Perfetto. Un'altra kill portata a casa. L'ultima kill direi di farla o con la Deagle o con la mitica arma a raggi Kiera. Mamma mia che figata. Allora, allora. Ultimo nemico. Dove sta, amico mio? Dove sta lei? È su un UFO. Ma si può andare sopra stufo? Regà, un giorno ci faremo un esperimento. Si potrà andare sopra l'UFO? Secondo me no. Però vabbè, forse sì. Eccolo qua il nostro amichetto. Vai con là il raggio ad armi chimera. Brrrra! Fa solamente 9 di danno. Però regà, è bello, bello sostanzioso questo danno. Allora, è in volo? Dov'è? Eccolo qui. Guarda che figata. Non fa danno, però fa ridere quest'arma. Guarda, oh, ma becca da tutte le distanze. Che è sta roba? È malatissima. Aspetta. Allora. Che figata quest'arma. È super divertente. Mamma mia. Cioè, è un'arma molto troll, diciamo. Però fa ridere. Fa molto ridere. 9 di danno. Allora. Allora. Vieni qui. Vieni qui che ti spacco la faccia. Guardate, guardate. Non gliene frega niente, ragazzi, lui, eh. Lui continua. No, vabbè, che figata quest'arma. Troppo forte, soprattutto gli UFO, davvero troppo divertenti. E ragazzi, ecco qua la mia prima vittoria della partita, cioè della stagione. Quindi abbiamo il nostro bellissimo deltaplano invasione, super figo. Mi raccomando, ragazzi, super importante, se volete supportarmi al massimo, codice Calpis per shoppare il fantastico pass battaglia stagione 7. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Sta pure per arrivare Superman, quindi mi raccomando, voi mettete il codice Calpis. E intanto, ragazzi, dato che abbiamo un pochettino di punti, direi di modificare un bellissimo stile, perché gli stili si fanno ma cioè, raga, ma si può modificare tutto. Si può modificare tutto di questa skin. È una figata pazzesca. Come si fa a modificare? Non lo so come si fa a modificare. Devo andare su chimera. Ecco qua. Posso prendere tutte le cose. Questo è super figo. Comunque direi di prendere questo stile, ecco. Questo qua. Vediamo un po'. Eccolo là. Abbiamo il mitico chimera con l'occhio super figo. Vi ringrazio per la visione, ragazzi. Codice Calpis nel negozio oggetti. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Everybody, everybody.